Come vedete sul tavolo operatorio c'è la Gretsch, però qui abbiamo un'altra bella rogna con una terribile frattura scomposta. Eccola qua. Allora, la paletta se n'è andata, ok? E adesso si tratterà di rimettere a posto tutto. Chiaramente non è una chitarra di pregio come la Gretsch, però si merita anche lei le attenzioni per poterla essere di nuovo goduta. Il problema principale di queste operazioni, e credetemi, la frattura non è così terribile. Le fratture peggio sono quelle proprio troncate in verticale. Queste, se non altro, ancora hanno la fibra del legno che può permettervi una buona riparazione. Il problema, come dicevo, il problema principale è tenere contemporaneamente schiacciato per far aderire la colla, in questo senso, ma anche in questo senso. Quindi servirà un morsetto molto lungo per permettere appunto la compressione del pezzo verso il corpo. Adesso io ci metto questo pezzo per evitare di rovinare il piano, e questo è il morsetto da 1,20 m, che purtroppo serve per fare questa operazione. In testa e in coda ci andranno due pezzettini di legno per evitare sempre di rovinare il legno della chitarra, però c'è un piccolo problema, che delle volte c'è una fuoriuscita di colla che può rovinare tutta la cosa e può addirittura incollare anche il legno. Quindi adesso dovrò procurare un pezzo di nylon che servirà appunto a mettere in sicurezza l'incollaggio, di modo che non vada a rovinarmi tutta l'operazione. Bene, andiamo. Allora, colla. Infiliamo bene. Ok, e qua ci siamo. Adesso a questo punto io infilo il morsetto grande. Vediamo se ce la faccio, perché non è proprio banale la cosa. E adesso il nylon per evitare che si incollino i legni. Un morsetto piccolo. Grande, lasciamo riposare un pochettino la cosa per qualche ora e poi vediamo cosa è successo. È arrivato il momento di togliere tutto e di vedere com'è venuto l'incollaggio. Eccolo qua. Beh, direi che non è per niente male, eh. Giudicate un po' voi. Ecco, questo è il risultato così a nudo, diciamo. Adesso bisognerà lavorare ancora un po' per recuperare tutto il resto. C'è ancora il segno, chiaramente, però direi che sì, che non è niente male. Ecco, se vedete, ripeto, c'è una piccola crepa qui che è una discontinuità nel binding della paletta. E se vedete bene, anche qui ci sono delle piccole discontinuità. E questo è il problema che vi dicevo, cioè che le schegge essenzialmente non si incastrano mai, o meglio, si possono incastrare, ma diciamo raramente esattamente dove vogliamo noi. E più delle volte però si mettono di traverso e impediscono alla crepa praticamente di saldarsi bene. È un problema abbastanza, diciamo, conosciuto, ecco, diciamo così. Perché da questa parte, se vedete, non va tanto male, perché si vede poco, perché la colla ha riempito un po' le fessure, ma c'è una fessura tanto da una parte che dall'altra. Eccola qua. Ed è il problema di queste schegge che non si riescono a filare. Io ci ho provato anche mettendo il morsetto lungo,
a stringere le cose, ma non è così banale proprio, anzi per niente. È arrivato il momento di mascherare questa chitarra per poterla portare in verniciatura. Quindi iniziamo. E con la lima portiamo via. Ok, adesso dobbiamo mettere il giornale. E adesso dobbiamo mascherare il binding, perché non lo vogliamo verniciare. Adesso io dovrò dare una verniciatura scura per in qualche modo accompagnare, vedete, tutti questi segni, insomma, perché si è levigato un po', è stata un po' levigata, eccolo qua, qua è stata un po' levigata e ci sono delle sfumature di colori diversi, insomma, per accompagnare dovrò mettere del colore un po' scuro. Una sfumatura scura, però il binding non lo voglio pitturare, quindi adesso dovrò mascherare il binding, e anche questo è una bella storia. Allora, come vedete, ci sono un sacco di colorazioni che vanno sfumate. Adesso ho caricato con un po' di marrone scuro, molto scuro. Ok, è arrivato il momento di togliere la copertura dei binding, quindi adesso togliamo, così lasciamo libero la parte che dovrà essere verniciata liquida. Ecco qua, come vedete c'è il bianco del binding originale e poi c'è tutta la verniciatura sunburst di riparazione della paletta spezzata. Eccole qua, ci sarà da fare qualche ritocchino con la lametta, perché c'è qualche sbavatura, però essenzialmente il lavoro è venuto bene. Quindi... Sono passati un paio d'ore dalla verniciatura, la vernice non è ancora asciutta del tutto, ma è arrivato il momento di togliere la mascheratura. E questo perché la vernice, quando è troppo asciutta, poi può crepare e può dare dei cattivi risultati. Ecco qua, se vedete, si nota appena appena il segno della crepa. Eccolo qua. Si nota appena appena il segno della crepa, e comunque sul retro del manico non si vede proprio niente, quindi è stato un buon lavoro. Aspettiamo che la vernice sia asciutta perfettamente e poi levighiamo. Dunque, è arrivato il momento di levigare la paletta per togliere quelle piccolissime impurità che alle volte si mischiano con la vernice mentre si asciuga, intendo, perché la vernice nella pistola è filtrata sempre molto bene, ma mentre si asciuga può andarci un insettino, una stupidaggine. Quindi carta 800, 1000, meglio ancora, un po' di pazienza,
si leviga e poi si lucida con la spazzola lucidante, appunto. Ecco. Adesso le lucidiamo con la spazzola rotante. Ecco. La paletta è a posto, il manico è stato lucidato e quindi a questo punto possiamo montare le meccaniche. Montate le corde, la chitarra è a posto. Adesso vediamo come è venuto fuori il lavoro. A me sembra decisamente interessante. Con quella sfumatura praticamente non si vede niente. Giriamo lo strumento. Ecco qua. Se vedete non si vede proprio niente. Cioè è tutto... come dire, eccolo qua, una continuità, e grazie a questa sfumatura non si vede neanche il segno della crepa che c'era. Ecco, ricordatevi com'era. Bene, anche questo è fatto. A questo punto ci vediamo al prossimo video.